Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Qui è Angelo Faris, io sono un tecnico del suono e sound designer e vi porto con me nel mio percorso mentre provo a diventare uno di quelli veri. Oggi, come avrete letto dal titolo, parliamo di compressori. Nella fattispecie, oggi parliamo del compressore forse più amato da tutti, ovvero l'Arvox. O meglio, di un suo possibile contendente al titolo. Parliamoci chiaro, l'Arvox è tipo il compressore che abbiamo tutti, d'accordo? Probabilmente se aprissi il computer di mia madre, che fa tutt'altro, ok, troverei un Arvox installato anche sul suo computer. È facile, veloce, intuitivo e costa poco, ma oggi proviamo a vedere se ne troviamo uno che costa ancora meno. Oggi vi parlerò infatti del Vocal Compressor della Bertom Audio e vediamo se, funzionando in modo simile, raggiunge un livello paragonabile all'Arvox e quindi potrebbe essere un'alternativa gratuita all'Arvox. Prima di andare avanti col video però, se ti piacciono questo tipo di contenuti, iscriviti al canale, lascia un like e un commentino e ricordati che l'iscrizione è gratuita ed è il supporto più grande che puoi dare a questo canale. Soprattutto in questo periodo sto lavorando tanto, stanno uscendo molti video. Non ti nego che un pochettino la routine mi sta stancando, perciò fammi sentire un po' di amore e clicca quel tasto rosso iscriviti. Cerca nei commenti, trovi un po' di link utili, gruppo community, gruppo offerte Amazon, il mio Instagram dove pubblico un altro tipo di contenuti, quindi se ti interessano altri contenuti vammi a seguire lì, anche perché lì rispondo a tutti quelli che mi scrivono. Inoltre piccolo spam per me stesso, se clicchi il tasto abbonati, ti parti un video dove ti spiego i vantaggi che avresti abbonandoti, costa veramente poco, hai delle mix review, un link diretto per parlare con me e soprattutto dei video dedicati. Basta, andiamo avanti col video. Allora, se noi cerchiamo Bertom Audio Vocal Compressor, troviamo subito la loro pagina. Come vedete, è disponibile per qualsiasi sistema operativo, anche per Linux, e anche in AX, è già ottimizzato per Apple Silicon, quindi bomba. Se voi cliccate su Get Vocal Compressor, o Get Plugin, cos'è cazzo è che c'era scritto Get Vocal Compressor? Ti dice Suggest a Price. Errore, mai chiedere questa cosa al Faris. Gli dai 0, fai Submit Order, ti fa partire il pagamento ovviamente di 0 euro e te lo porti a casa. Dopodiché sta la nostra etica. Io qualcosa gliel'ho dato, non vi dirò quanto perché non... Io difficilmente parlo di quanto guadagno nell'esatto e di quanto spendo nell'esatto. Se avete la possibilità di dargli qualcosa, dateglielo. Eccoci in sessione. Il beat e la base è sempre quello, perché effettivamente si presta un sacco bene e sto cercando di trovare il tempo per finirlo. Quindi il vocal già lo conoscete. Siamo tutti bro, tutti fra. Poi gli anni passano e ti dicono vai tra. Stai tranquillo, che niente cambierà, tranquillo, che fra noi non finirà. Ma 20 anni e iniziano gli scazzi, amicizie vanno giù come palazzi. Ora siamo senza sogni, senza guida, senza vino, avevamo bisogno di qualcuno qui vicino, brada. Allora, voi avete sentito questo senza nessuno di due. Ok, quindi, uno di fianco all'altro. Come vedete i comandi sono gli stessi, abbiamo un valore di compressione e un trim, ok? Il valore di compressione viene espresso in dB, adesso li mettiamo tutti e due piatti. Poi abbiamo un trim che sostanzialmente è un abbassamento di gain per pareggiare il volume della compressione. Iniziamo con l'Arvox, quindi attivo l'Arvox. Mi ti dicono vai tra, stai tranquillo. Senza. Che niente cambierà. Con. Tranquillo, che fra noi non finirà. Senza. E iniziano gli scazzi, amicizie. Con. Vanno giù come palazzi, ora siamo senza sogni, senza guida, senza vino, avevamo bisogno. Allora, stiamo facendo una gain reduction di circa 4 dB. Siamo tutti bro, tutti fra. 6 e picchi. Passano i TD. Con una gain reduction post di 5,9, ok? dB, praticamente 6 dB di attenuazione per pareggiare il volume. Che niente cambierà, tranquillo. Che fra noi no, un po' più basso, ok. Era il picco di prima. Grazie, amicizie. Vanno giù come. Vabbè, l'Arvox lo conosciamo tutti benissimo, no? Passiamo al vocal compressor. Quindi attiviamo il vocal compressor. Bypassiamo l'Arvox. E io direi inizialmente di dare gli stessi valori. Quindi partiamo con meno 8,7. Ok, meno 8,6 andrà benissimo. E meno 5,9. Ok, meno 6 andrà benissimo. 15 anni siamo tutti bro, tutti fra. Cazzo è uguale. Passano e ti dicono vai tra. Stai tranquillo, che niente cambierà. Questa è l'Arvox. Che fra noi non finirà. Ma 20 anni e iniziano gli scazzi. Vocal compressor. Vanno giù come palazzi. Ora siamo senza, niente. Senza guida, senza vino. Avevamo bisogno di qualcuno qui vicino, brada. 15 anni siamo tutti bro.
Questi hanno fatto una roba clamorosa. Cioè, è letteralmente lo stesso plugin. È letteralmente la stessa cosa. Se muovo le frecce, credo di... Sì, li linki, ok. Torniamo a meno 8, 7, ok. Proviamo a giocarci invece, partiamo flat e iniziamo a cercare il suo suono, ok? 15 anni siamo tutti bro, tutti fra. Poi gli anni passano e ti dicono vai tra. Stai tranquillo, che niente cambierà, tranquillo, che fra noi non finirà. Ma 20 anni e iniziano gli scazzi. Allora, quello che noto è che è un po' più sensibile forse. Beh, no, in realtà sono a 8.1, quindi sì, no, ok. 15 anni siamo tutti bro, tutti fra. Poi gli anni passano e ti dicono vai tra. Se esagero. Stai tranquillo, che niente cambierà, tranquillo, che fra noi non finirà. Ma 20 anni e iniziano gli scazzi, amicizie vanno giù come palazzi. Sapete che non mi dispiace? Se io qui esagero arrivo a meno 20. Allora, esagerando la compressione quasi mi piace di più il vocal compressor, sapete? Adesso torniamo a dei valori umani di compressione. Quindi, nel complesso, questo plugin è decisamente approvato. 15 anni siamo tutti bro. Diamogli a dare un'ultima tirata di collo per il gusto di farlo. Dicono, vai tra. Stai tranquillo, che niente cambierà, tranquillo, che fra noi non finirà. Ma 20 anni e iniziano gli scazzi, amicizie vanno giù come palazzi. Ora siamo senza sogni, senza guida, senza vino. Avevamo bisogno di qualcuno qui vicino, brada. Allora, trovo il suo settaggio ottimale con un 50% di HF Sense. HF Sense, giusto in inglese, con una tirata intorno al 15, a meno 15 dB di compressione e una buona controllata con il trim. Detto ciò, bravi ragazzi della Bertom, avete fatto veramente un plugin di Cristo. Bene, possiamo toglierci le cuffie, nota per il me stesso del futuro. Grazie per essere stati con me in questo video, iscriviti se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, clicca questo bel tastone rosso qua sotto, like e commentino, dimmi se lo conoscevi, non lo conoscevi, te l'ho fatto scoprire io, già lo usavi? L'hai pagato o te lo sei grattato gratuito? Mi raccomando, giù nei commentini butta un occhio, trovi un po' di link, vienimi a seguire su Instagram che lì trovi contenuti diversi e soprattutto rispondo a tutti se mi scrivete. Noi ci vediamo al prossimo video, bella!